Spesso viene indicato come l'aereo senza il pilota. È un errore perché il pilota c'è, non si trova a bordo ma a terra, assieme a un'equipe di professionisti della sicurezza. Pilotaggio remoto, si dice nel gergo militare. I droni nascono come applicazione tecnologica in campo militare per poi diventare di più largo uso. Decisamente l'innovazione portata dai sistemi droni è incredibile. È altrettanto incredibile vedere come qualcosa che nasce in ambito militare abbia delle applicazioni incredibili in campo civile. Abbiamo fatto dei progressi enormi nel campo cosiddetto duale e l'assetto si presta perfettamente a mille compiti che non sono strettamente legati al mondo militare, tant'è vero che l'aeronautica collabora attivamente con altri dicasteri impiegando attivamente i droni dell'aeronautica per scopi che non sono prettamente militari ma che hanno molto di civile. Anche i professionisti dell'informazione fotografica e televisiva certamente sono interessati a uno strumento che consentirà di documentare dall'alto situazioni a rischio. Una materia complessa proprio perché ha sviluppi futuri ancora pieni di incognite. Droni handle with care, si potrebbe dire maneggiare con cura, perché? Perché è uno strumento prezioso per l'attività dei giornalisti, senz'altro lo è, lo sarà, perché è uno strumento in più che possiamo avere per documentare i servizi e per scattare delle foto. Però bisogna maneggiare con cura, perché il drone è uno strumento che può ledere la privacy e quindi deontologicamente va utilizzato seguendo tutti i codici deontologici dell'Ordine dei giornalisti. Abbiamo approvato la carta unica, il testo unico dei doveri del giornalista, che ovviamente fa riferimento anche a questo aspetto. Essendoci un apparato volante che per uso civile può arrivare a 25 kg di peso, la sicurezza diventa un nodo decisivo. Ha la necessità di essere pilotato da persone che siano in grado di farlo volare in piena sicurezza. La sicurezza può essere sia nel rispetto delle regole del volo che anche nella manutenzione del mezzo, che deve essere idoneo per poter fare quell'attività di volo necessaria sia in condizioni estreme che in condizioni normali. E quindi la capacità di pilotare un drone deve essere certificata da appositi percorsi formativi. È un corso autorizzato ENAC che ci consente, terminata la parte teorica, la parte pratica e con la visita medica di seconda classe, di poter operare in sicurezza e autorizzati dall'Internazionale Aviazione Civile. Parte teorica in aula, 33 ore, più incontri settimanali, argomenti che passano dalla legislazione aeronautica alla propulsione a tutta la normativa inerente ai droni, e una parte pratica in campo dove si svolgono 16 ore in doppio comando con un istruttore. Il mercato dei droni in Italia spazia dall'ingegneria ai media, dalla protezione civile alla sicurezza nazionale. Un giro da 350 milioni di euro nel 2015. Un percorso che ricorda quello di un'altra applicazione militare che ha rivoluzionato le vite di noi tutti: Internet. La similitudine è più che mai azzeccata. Siamo un po' di fronte a una generazione simile a quella dell'informatica, che ha creato, diciamo, poi ha modificato completamente il nostro modo di vivere. Così il mondo dei droni e della robotica oggi può essere considerato alla stessa maniera. Sicuramente è un mercato giovane che è alle prime armi da un punto di vista di quella che è anche la conoscenza, la cultura, ma che sta crescendo molto velocemente. Comando della prima regione aerea a Milano. Sulla lapide in memoria dei caduti si legge: a noi parlano di sovrumane altezze. Una storia che si rinnova all'insegna degli impetuosi sviluppi della tecnologia. L'era dei droni è appena iniziata.